Il Global Competitiveness Report del 2019 ha classificato il Giappone come il sesto paese più competitivo al mondo, citando le grandi dimensioni del mercato nazionale, la sofisticatezza commerciale, la qualità dei fornitori locali e i forti controlli sulla distribuzione internazionale come solo alcune delle sue caratteristiche aziendali più importanti. Ma il Giappone per decenni è stato l'emblema della bolla da evitare dopo tutto quello che cominciò a verificarsi all'inizio degli anni 90. Qualcosa è cambiato? E se sì, come investirci? Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 euro in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nel caso tu lo voglia acquistare. Nell'azione apposita, il miracolo economico del Giappone nella seconda metà del XX secolo si è concluso bruscamente all'inizio degli anni 90. Alla fine degli anni 80, le anomalie all'interno del sistema economico giapponese avevano alimentato una bolla speculativa dei prezzi delle attività su vasta scala, bolla causata principalmente dall'eccessiva crescita dei prestiti dettati alle banche dalla Banca Centrale Giapponese, la Banca del Giappone, attraverso un meccanismo noto come Window Guidance, ho detto in parole italiane finestre guida. Il prezzo di chiusura dell'annuale del Nikkei 225 ha visto il prezzo scivolare dal 1990 in poi. Cercando di deflazionare la speculazione e tenere sotto controllo l'inflazione, la Banca del Giappone ha aumentato drasticamente i tassi sui prestiti interbancari alla fine del 1989. Questa forte politica ha causato lo scoppio della bolla e il crollo del mercato azionario giapponese. I prezzi delle azioni e delle attività sono diminuiti, lasciando le banche e le compagnie assicurative giapponesi con una leva finanziaria eccessiva, con libri pieni di crediti inesigibili. Le istituzioni finanziarie sono state salvate attraverso infusioni di capitale da parte del governo, prestiti e credito a basso costo dalla banca centrale e la capacità di posticipare il riconoscimento delle perdite, trasformandole alla fine in delle banche zombie che non hanno fatto che peggiorare la situazione, dando vita ad una lunghissima stagnazione. Ma cosa potrebbe essere cambiato a vantaggio di noi investitori? Prima di tutto la ricerca e lo sviluppo. Per oltre 20 anni il Giappone si è classificato fra i primi 3 paesi per percentuale totale di PIL dedicata alla ricerca e lo sviluppo. Nel 2018, per ogni 10.000 dipendenti in Giappone, 53 erano professionisti della ricerca, rendendo il Giappone il primo fra tutte le nazioni del G7 per il rapporto fra ricercatori e civili semplici, diciamo impiegati semplici. Questo sicuramente pianta delle basi per il lungo termine. Non è detto che funzioni, ma sicuramente il concetto di innovazione e di sviluppo è qualcosa da ponderare nella mente di un investitore. Ci sono altri fattori che hanno cambiato la cultura e la finanza giapponese. Importanti iniziative politiche e di riforma strutturale stanno plasmando la futura crescita economica di questo paese, del paese del Sol Levante. Prima di tutto un miglioramento della governance delle aziende. Le riforme guidate dai vari governi hanno indotto le aziende a concentrarsi maggiormente sui rendimenti per i propri azionisti e per cui sugli investitori, su chi crede nell'azienda e nella economia giapponese. Il concetto del cliente ha sempre ragione, passa da ora in poi sulla questione che il cliente deve avere ragione e deve avere un supporto, un servizio, principalmente perché gli azionisti ne debbano trarre vantaggio. Potremmo dire due piccioni con una fava. Poi un profondo rinnovamento delle riforme del lavoro e della cultura. Per compensare la contrazione della forza lavoro, le nuove politiche hanno portato più immigrati e donne nella forza lavoro e la pratica del lavoro a vita sta iniziando a svanire. La cultura giapponese è sempre vista secolare, ma in alcuni aspetti arcaica e molto conservatrice e nazionalista, si è aperta a delle logiche di mercato diverse. Potrei dire non vorrei essere frainteso occidentalizzate. Un riguardo maggiore ai lavoratori, alle loro ore lavorate, al loro benessere sul luogo di lavoro, a un supporto maggiore alle donne che vogliono coadiuvare la loro vita sentimentale e di madri con quella della carriera, a un'apertura molto più ampia ai lavoratori stranieri che possono portare, oltre a skills, anche un contesto culturale diverso che arricchisca culturalmente le aziende. Infine, una innovazione guidata alla demografia. L'invecchiamento della popolazione e i bassi tassi di natalità hanno stimolato l'innovazione in settori come ad esempio l'automazione industriale, la robotica e l'assistenza sanitaria. Questi cambiamenti a livello macro e un contesto politico stabile, combinati con valutazioni interessanti, hanno cambiato il modo in cui le aziende giapponesi possono crescere e crescono già adesso. E mi ricollego al secondo punto relativo al connubio più stretto
di aiuti per le donne. L'impegno nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie e risorse esiste non solo all'interno del governo, ma anche nel settore privato. Pensate che il Giappone ha il maggior numero di domande di brevetto per milioni di persone fra tutti i paesi del mondo e ha istituito per questo motivo alcune delle leggi sulla proprietà intellettuale più rigorose al mondo, il che lo rende ideale per le aziende con interessi di ricerca e di sviluppo, un po' come parlavamo all'inizio del video, nel primo punto. Prima del 2012 il Giappone ha trascorso molti anni in un ambiente deflazionistico, a volte indicato come decennio perduto, e gli investimenti in Giappone sono stati fortemente inibiti. Il cambiamento è cominciato a avvenire con l'elezione di Shinzo Abe, che ha istituito delle politiche economiche note come Abenomics, che si è concentrato tantissimo sull'indebolimento dello yen attraverso l'allentamento monetario e all'aumento dell'inflazione. Inoltre, l'Abenomics ha incluso molte riforme strutturali e iniziative di riforma fiscale. Come risultato di queste politiche, l'economia giapponese è uscita dalla deflazione su base sostenuta per la prima volta in due decenni e il rendimento del capitale proprio, il ROE, delle azioni giapponesi è quasi raddoppiato dal 2012. I prezzi e i salari sono in aumento, l'occupazione è in aumento e il CAPEX ha stabilito nuovi massimi. Tutte queste riforme hanno portato a galla quello che interessa a noi investitori. Le società giapponesi stanno recuperando terreno rispetto alle loro controparti occidentali in termini di redditività, con il ritorno sul capitale proprio, ROE, in aumento grazie all'innovazione, alla riduzione dei costi, all'aumento delle vendite, alle esportazioni. Nel 2018 il ROE del Tokyo Stock Exchange Price Index si è avvicinato al 10% per la prima volta dalla grande crisi finanziaria. Con un contesto valutario favorevole e i tassi di interesse bassi, si prevede che il ROE del Giappone aumenterà, potenzialmente superando il 10% e avvicinandosi ai livelli raggiunti in Europa e negli Stati Uniti d'America. E se ci pensate, anche il nostro carissimo amico Warren Buffett ha cominciato ad investirci proprio in questi ultimi anni recenti. Se non si conosce questa economia, io non andrei a fare stock picking, non andrei a investire facendo lo stock picking, ma tramite l'utilizzo di ETF. Io personalmente sono sempre stato affascinato dal Giappone, dalla sua cultura e dalla sua economia, ma non conosco appieno la loro economia, perlomeno non tanto da fare dello stock picking. I miei ETF preferiti sono questi tre: uno a distribuzione, per gli amanti dei dividendi come me, e due ad accumulazione, che però hanno due diverse strategie. Ovviamente, come sempre, lascio EasyNet ticker in descrizione. Il primo ETF con cui poter investire in Giappone è l'iShares Core MSCI Japan, con il ticker che lascio qua sotto, che è SJPA. Questo indice, chiamato MSCI Japan IMI, replica azioni del Giappone coprendo i titoli di diversi segmenti a grande, media e piccola capitalizzazione. Fondo enorme di quasi 3 miliardi e mezzo di euro con un TER del solo 0,15% con strategia ad accumulazione. Nato a fine del 2009, ha dato un CAGR annualizzato del quasi 13,9%. Niente male. Il secondo è l'Xtrackers MSCI Japan 1C, indice che replica i principali titoli azionari giapponesi, per cui quelli a più grande capitalizzazione. Il suo ticker è XMJP. Anche questo è un fondo enorme con 1,9 miliardi di euro di asset under management e con un TER dello 0,20%. Fondato nel 2007, se guardiamo lo stesso periodo del predecessore, l'iShare ha donato circa un 13,6% di CAGR annualizzato e anche questo schifo non ci fa. L'ultimo ETF è quello di distribuzione, il Vanguard FTSE Japan Distributing con ticker VJPN. In questo caso l'indice va a replicare aziende a grande e media capitalizzazione del mercato giapponese, fondo di poco al di sopra del 1,5 miliardi di asset under management con un TER dello 0,15% annuo. Dividendi che vengono distribuiti in maniera trimestralmente e che attualmente hanno uno yield del 2,2%. Il suo rendimento dalla nascita ha fornito un CAGR dell'8,2% su base annualizzata, a cui vanno aggiunto i 2,2% di dividendi lordi. Siamo più o meno al 10,4% lordo annuo. Peggio le fratelli d'accumulazione, ma anche questo schifo non ne trovo in giro. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Fammi sapere tu cosa ne pensi nella sezione di commenti qui sotto. Spero che il contenuto sia stato di tuo interesse e gradimento. Se così fosse, per favore, lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Fai un piacere a me, fai un piacere al canale, fai un piacere a tutti noi, almeno così penso. Inoltre, se sei nuovo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirci arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!